Bentornati ad una nuova puntata di Chicche di Gossip. Oggi voglio parlarvi nuovamente di Nikita Pelizzon. Parlo e tutelo e sostengo questa ragazza, e lo dico pubblicamente, perché quello che sta accadendo è alquanto increscioso. Nei giorni passati abbiamo trattato l'argomento che determinati concorrenti si sono uniti facendo comunella per screditare, secondo me, e anche per emergere perché non hanno contenuti, e hanno inveito su questa ragazza. Sono successe altre cose, determinati concorrenti stanno dichiarando che lei si atteggia da modella, determinati concorrenti dicono ma chi si crede di essere una modella, determinate concorrenti, donne va specificato, dichiarano ma perché si crede bella. Attenzione, voglio svelarvi una piccola chicca. Nel 2018 Nikita Pelizzon ha vinto, come potete vedere qui, guardate, Miss Giadea, quindi ha vinto in Friuli, in Veneto, in questo tour itinerante. La ragazza più bella del brand Giadea. Vabbè, è una bellissima ragazza, nulla di stupirci, ma c'è un particolare. In giuria c'erano Cecilia Capriotti, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Belen Rodriguez. Il presidente di giuria era Alfonso Signorini. Ma non solo, c'era un altro ospite che presenziava quell'evento, che è uno dei migliori amici di Vilma Goic. Ebbene sì. Quindi, perché Vilma Goic continua a inveire dicendo che non è una modella, si atteggia a modella e ha gli occhi da diavola? Oppure ha a che fare con gente che pratica i riti per contattare i morti? Continuiamo a seguire il canale, mi fa piacere perché stiamo diventando in tanti. Ci tengo a sapere cosa ne pensate, quindi commentate qui in basso e scoprite prima il passato delle persone, prima di giudicare, parlare e trarre conclusioni. Ciao, voglio!